Allora, Attenzione, vai. attenzione però a non limitarsi come sempre a mettere il secchio sotto al tetto che perdi e a non chiudere il buco che sta sopra, perché qui c'è un problema legato alla stabilità del Medio Oriente e tutto quello che sta nel Nord Africa che continua a non essere affrontato a livello europeo. E il nostro paese su questo dovrebbe essere molto più forte nel far sentire la propria voce. Perché ricordiamolo, la tratta balcanica non si è aperta per caso perché hanno scoperto che c'è una strada che attraversa i Balcani e porta in Europa, ma perché la Turchia ha iniziato a fare una certa politica di pressione nei confronti dell'Unione Europea aprendo le proprie Aprendo le porte, frontiere. sì. E dall'altra parte la situazione in Libia non è per niente modificata. Se in questo momento arrivano più o meno clandestini attraverso il Mediterraneo è questione anche di stagione, però ribadisco, la politica estera europea e in questo senso il nostro governo troppe volte ha detto di contare senza avere poi un peso specifico, continua a non esserci su questo tema, perché stanno decidendo alla fine al tavolo da una parte Putin che ha già messo anche delle truppe sul campo in Siria e dall'altra parte Obama. E su queste cose onestamente non voglio dire come Lei dice sempre per intervenire l'avevamo in detto, Siria, sì, perché dopo noi anche paghiamo il conto, perché al confine con l'Italia, tra la Slovenia e l'Italia, poi ci sta Trieste e tutto il perché. Diciamo resto. che noi paghiamo Non soprattutto aspettiamo il che conto per diventi. quello che è stato fatto in Libia a suo tempo, Ah, ma il 4 anni conto che fa. stiamo pagando ancora oggi, ricordiamolo, in Italia il sistema di accoglienza costa 1 miliardo di euro e non è un sistema di Ah, accoglienza che può aspetta, andare avanti all'infinito. Candiani.